Quello non è l'uomo che ho sposato. Sì che è lui. È solo più intelligente. Gli dia un po' di tempo, sono sicuro che... Lui mi odia. È ancora in piena crisi di astinenza. Si deve assestare. Forse non è mai stato innamorato di me. Forse in realtà fra noi non c'è mai stato niente. Qualcuno mi aiuti! Non sento più le gambe. Jimmy! Non sento più le gambe. Niente, non sento niente. Ne dobbiamo parlare. È tardi, sono stanca. Lo so che dimezzo lo stipendio, ma non mi mancherà l'occasione di guadagnare di più, mentre un lavoro come questo non lo ritroverei mai. È questo che pensi? Che il problema siano i soldi? Allora è perché non ti ho consultata prima di accettare il posto? La cosa mi ha offesa, ma non è neanche quello il motivo. E allora qual è? Dimmi almeno con che lettera comincia. Quando ci siamo sposati, lavoravi ininterrottamente in qualunque reparto ti chiamassero. Stringevamo i denti sapendo di sacrificarci per una vita migliore. Nel tuo studio privato eri tu il capo. Eri tu che comandavi gli altri. Ma adesso a 40 anni torni a fare il sottoposto. Finalmente ho capito. Mi consideri un debole. Ti ha fatto lavorare al ringraziamento.